gli utenti, quando vedono un sordo che canta, iniziano, cioè è un po' strano, questo è vero. Non è paranormale che un sordo può cantare, questa è la mia passione. Il rap, la mia ragione, la canto con onore, dimentica un errore e non ti scoraggiare, prova a migliorare. La musica arriva, dipende dalla distanza e dal volume impostato. La musica, se, cioè io se in un posto chiuso arriva, perché arriva alle vibrazioni al corpo. Se io sto all'aperto devo stare vicino alle casse, però capire la musica bene, tipo il dettaglio delle parole non ci arrivo, però il beat arriva, se è forte arriva nel corpo. Per me cantare, arrivare come, cioè, degli altri cantanti è difficile, io ci provo, mi alleno. Però come musica per me ci deve stare sempre la lingua dei segni, perché è la mia lingua. E quindi per me cantare e segnare allo stesso tempo è veramente difficile, perché è come cantare in due lingue. E poi devo anche seguire il ritmo. Se dovessi esibirmi sul palco mi servirebbe anche una persona che mi fa da metronomo. Oppure io ho pensato anche alle luci, perché le luci è visivo. Noi siamo abituati a vedere e quindi potrebbe essere uno strumento in più. Di musica ci pensa il musicista, perché non è il mio lavoro. Io do la voce e do quello che penso e scrivo. Si dice sordo perché quel non udente, non è una negazione, è anche un'espressione negativa. Sordo contribuisce a una società più inclusiva. Siamo sordi di tre generazioni. Quindi noi comunichiamo con la lingua dei segni e nella mia famiglia non tutti sanno parlare come me, perché io sono cresciuto nella scuola per udenti, quindi ho fatto il percorso di logopedia apposta. Ho iniziato a parlare tardi, all'età di 5 anni, perché con una famiglia di sordi io non sapevo parlare, quindi la prima lingua madre è stata la lingua dei segni. La gente mi prendeva in giro, pensava che io parlavo straniero. Quindi man mano, col tempo, è diventato uno stimolo e ho imparato a parlare bene, almeno spero. Tanti mi domandano come si fa a imparare la lingua dei segni. La lingua dei segni sono delle varianti per ogni regione, anche città, è come il dialetto. E vi faccio un esempio, per esempio Milano si segna così perché c'è il Duomo, poi c'è anche Roma perché ai tempi delle crociate, quindi è collegato alle forme, anche storico. Beh, un futuro può essere che i segni cambiano, perché dipende anche dalle influenze, le persone, anche il tempo poi si evolve, si cambia. Tra nord e sud i segni non pensate che sono tutti uguali, e vale la stessa cosa anche nella lingua straniera, anche la lingua dei segni stranieri, i segni sono diversi. Non è tutto uguale e universale. E ci sono i segni tipo buongiorno, perché buongiorno c'è la luce, invece buonasera che cala la sera. Poi ci sono segni tipo delle domande. È importante le espressioni, perché senza espressione non sai se è una domanda o una risposta definitiva. Veramente io non vado spesso nei concerti perché non c'è accessibilità, perché se vado a vedere un cantante che canta senza interprete non mi attira. La musica arriva al corpo, ok, però io voglio capire anche quello che dice. A me piacerebbe tutti i concerti con la lingua dei segni, perché in America c'è già, esiste. Infatti io vorrei andare a Jova Beach Party. Ah, ok. Però se non c'è l'interprete non lo so se va. Discriminato nel mondo della musica, diciamo che noi siamo invisibili, perché tanti non pensano che un sordo possa cantare. Poi io anche avevo proposto a Giovanotti e agli altri, a volte i concerti fanno un tipo delle pause. Sì, sì, sì. E quindi ho pensato di entrare, cioè come un'esibizione mia, una canzone sola, e nessuno ha risposto. No. Ognuno ha il suo talento, ha le sue capacità, basta dare più fiducia e quindi dare più spazio, e così noi possiamo anche crederci. Il sogno è bello, quindi è bello anche raggiungere. Io la vedo come un colore, e se la musica è lenta la vedo come un colore grigio o bluastro, se la musica è veloce, ritmata, la vedo come un colore vivace, giallastro, e questo che penso e immagino così la musica.
Poi quando viaggiamo all'estero, un paese che non conoscono l'inglese, quindi noi proviamo a gesticolare o a disegnare, quindi troviamo un modo per comunicare. Quindi noi siamo abituati a trovare la soluzione per comunicare con le altre persone. Volere il potere, volare senza acquare, in alto puoi andare, la voce può sfondare, con le mani non fai salti mortali, insegui i segnali e vola senza ali.